Benvenuti, sono Rossella Bresciani e siete sintonizzati su una nuova puntata di Lezioni di Stile. Oggi ospite in studio una nostra nuova attrice, aspirante attrice, Oksana Mazzucchi. Benvenuta Oksana. Grazie mille di avermi invitato in questo programma e ti ho contattato perché, non essendo molto brava nel trucco, ho contattato te che sei una professionista e quindi avevo intenzione di fare una serata molto elegante e mi affido nelle tue mani. Grazie. Ho già in mente come poter procedere. Illumineremo tantissimo il viso della nostra nuova attrice. Acconceremo anche i capelli nel giusto tono per la situazione in cui andrà incontro. Quindi questa serata è importante? È un galà? Sì. Ok. Sì. E cercheremo anche di vestirti nel giusto modo, abbinando colori e misure. Bene Oksana, ho da farti una domanda. Generalmente cosa usi nel tuo trucco? Vabbè, molto poco, però uso matita, un po' di blush e un po' di fondotinta. Il rossetto? Poco, tendo a usarlo molto neutro comunque, molto che si avvicina al colore delle mie labbra. Quasi sicuramente il make-up che andremo a operare su di te, il cambio look del make-up, sarà molto simile al tuo quotidiano, ma con degli occhi sfavillanti, perché a seguito di questo concepimento del trucco verranno raccolti i capelli in un modo per far vedere meglio il tuo viso. Sicuramente le labbra rimarranno color carne, se esageriamo un po' col trucco occhi, e il blush invece sarà una cosa nuova che utilizzeremo su di te. Ti senti pronta, Oksana? Mi affido alle tue mani, quindi andiamo. Cominciamo. Iniziamo dalla pelle. Grazie. Chiudi gli occhi. Una volta steso il prodotto sulla pelle, cominciamo con le polveri. Ricordatevi di cambiare pennello. Oksana non usa il blush, per esempio, un blush rosato. Facendolo arrivare leggermente sulle labbra. Applichiamo dell'illuminante sulle guance. Zigomo alto. E naso fino alla punta, leggermente sulle labbra, leggermente su il mento. Procediamo con una base per gli occhi. Prendiamo gli ombretti. In questo caso userò un ombretto stick, molto più comodo e pratico e soprattutto più resistente per una serata. Lo apriamo con un pennello per gli occhi, morbido. Va sfumato quasi al bordo osseo dell'occhio. Anche sottostante la rima ciliare dell'occhio. In questo modo apri molto lo sguardo.
per eseguire dei piccoli tratti usate un pennello un po' più schiacciato, non a punta. Si chiamano sculpt. Utilizzeremo per questa serata particolare una cosa che si chiama Kajal Kohl. È indiano di origine, lo si trova davvero in tutte le profumerie ed è molto utile perché contiene un enzima che aiuta l'interno dell'occhio a diventare molto bianco. Guardi su. In questo modo l'occhio apparirà molto profondo. Quando applichiamo il mascara, aspettiamo qualche minuto, andiamo sull'altro occhio, poi ritornando andremo solo e soltanto sulle punte. Così si ha un effetto volume. Procediamo con un pennello a punta per le sovracciglia, cercando di utilizzare più o meno lo stesso colore dell'attaccatura dei capelli, non troppo scuro, non troppo diverso dalla propria radice. In questo modo riusciremo ad avere uno sguardo veramente vellutato. Per Oksana abbiamo utilizzato un foundation del colore del suo collo, quindi un fondotinta dorato, beige doré. Abbiamo usato un blush, che lei abitualmente non utilizza, dello stesso colore, un po' più acceso. Abbiamo utilizzato una base per i suoi occhi, per ingrandire e fare in modo che non vada a cedere l'ombretto. Abbiamo utilizzato una matita Kohl e del mascara volume per ampliare lo sguardo. Sovracciglia devono essere dello stesso colore dell'attaccatura della radice dei capelli. E sulle labbra andremo ad applicare un effetto gloss naturale, quindi nude. Questo è il risultato. Andiamo a finire la nostra opera. Bene, eccoci qui. Il nostro total look per Oksana è terminato. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo utilizzato? Per il suo viso e quindi per il make-up look abbiamo utilizzato un fondotinta del colore del suo incarnato. È un colore beige rosé. Abbiamo utilizzato poi, oltre alla sua base, una cosa che lei abitualmente non utilizza, giusto? Il blush, che darà un bel tocco di classe al viso e al make-up degli occhi. Abbiamo utilizzato una base per gli occhi, un ombretto base, per poi applicare un ombretto più scuro, sfumabile. Potete usare anche una matita. Noi abbiamo usato un make-up ombretto scuro sugli occhi, una matita all'interno degli occhi e il mascara volume per le ciglia, come se non ci fosse un domani.
Abbiamo utilizzato un gloss nude sulle sue labbra, così ti senti sicura, ecco, agio, senza colori brillanti e spumeggianti, che si abbina al cambio look del viso. Abbiamo poi modificato un po' la sua acconciatura per l'evento, quindi facendo vedere queste bellissime sfumature di biondo sull'incarnato chiaro del viso. Questo ciuffo, questa frangia un po' ammorbidita sul lato servirà poi per far vedere meglio gli occhi e per avere un punto luce sul punto del collo delle orecchie. Quindi, dove dobbiamo andare, Oksana, per questo evento particolare? Devo andare al mio primo galà. Perfetto, l'occasione giusta per scegliere anche un abito per l'occasione. Un abito in satin grigio ghiaccio che illuminerà gli occhi di Oksana e un giubbotto rock ma leggermente romantico che farà pensare al fatto che sia molto giovane. Quindi non abbiamo messo borche ma abbiamo messo pizzo. Si abbina il tutto a questa luminosità estrema del viso e a questa acconciatura molto anni 70, quasi alla Charlie's Angels. Quindi Oksana, cos'è per te lo stile? Possiamo definirlo come un mio biglietto da visita, perché comunque chi mi guarda già vede come già mi vesto e capiscono che tipo di persona sono. Raccontami un po' quello che sarà il tuo stile di attrice, neoattrice nel mondo dello spettacolo. Allora, io prima di tutto ho iniziato a appassionarmi al mondo del cinema, teatro, da quando ero molto piccola. Ho fatto esperienza in teatro per molti anni, poi ho smesso e ora che ho finito le superiori ho iniziato a fare una scuola di cinema e quest'anno la finirò e spero che andrà bene e continuerò sicuramente su questa strada. Dove ti vedremo prossimamente? Cioè, teleschermo? Spero sui grandi schermi o se no anche in teatro, perché comunque tutte e due le varianti vanno contate. Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata di oggi. Lezione di stile ha terminato il total look di Oksana. Ti sei piaciuta? Ti è piaciuto il cambio? Sì, molto ben riuscito anche, grazie mille. Oksana, volevi salutare anche qualcuno? Qualcuno che ti segue da casa? Certamente, i miei familiari e i miei più cari amici. Mi unisco ai tuoi saluti e vi ricordo, scriveteci se volete partecipare in trasmissione alla mail makeupando@teleregionetoscana.tv e seguiteci sul canale 86 del Digitale Terrestre. Io vi saluto e vi ringrazio, vi aspetto alla prossima puntata di Lezione di Stile.